Allora, sono due questioni che vanno affrontate separatamente in maniera rapida. La prima riguarda certamente questa famiglia, no? Cioè, perché, torniamo sul punto, ma come si devono sentire adesso queste persone che sono state indicate al pubblico ludibrio Il davanti a tutto il cognome, il nome, paese? tutto Cioè, quanto, insomma, questo ragazzo di 17 anni, perché si è scoperto che il fratello aveva dei precedenti, che non abita in E che non li ha quell'appartamento lui. e non li ha lui. Un ragazzo di 17 anni che gioca a pallone, che ha degli amici, che vive nella sua comunità e improvvisamente diventa l'uomo, lo spacciatore. Questo è il primo punto. Il secondo punto è stato affrontato bene. Cioè, qui il problema è serio, quello degli spacciatori, no? Allora, senza ripetere ma cosa faceva Salvini, ma in generale il problema dello spaccio nelle grandi città, Bologna, ma anche Roma. A Roma abbiamo Ma avuto un certo, episodio a San caso Lorenzo, Desirè. il caso di Desirée, che è stato un episodio di una gravità immensa. Una ragazza giovanissima che ha perso la vita. Nell'indifferenza di chi gli E stava lì io accanto. ricordo, lo ricordiamo tutti, la processione dei politici, l'indignazione, ma tornate a San Lorenzo in quel quartiere e vedrete che non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. La cosa peggiore, Corrado, è la demagogia fine a se stessa. Perché se il citofono di Salvini, come dice Maroni, che con grande onestà ha detto io non l'avrei fatto, ma se servisse a diciamo, togliere questo scandalo a cielo aperto dello spaccio, evviva Salvini! Il problema è che diventa soltanto un aspetto, un momento della campagna elettorale, La della campagna propaganda, l'ha detto lei elettorale, ma è la benissimo campagna lunedì. elettorale. Ce lo saremmo dimenticato, Certo. mentre le conseguenze su quel ragazzo e su quella famiglia resteranno permanenti. Tra Questo è il punto. l'altro, Corrado, per dire i due.